Nella Venezia degli anni 60, intrisa di speranza e vitalità, Giovanni Puppini, poco più che 25enne, è un giovane insegnante di geografia all'Istituto Algarotti. Abitante di Canareggio, è innamorato della fotografia e, animato da questa passione, porta sempre con sé la macchina con la quale riesce a fermare sulla pellicola momenti di vita, che rivedendoli oggi diventano importanti testimonianze, pezzi di storia, impressi sulle stampe e sali d'argento da lui stesso realizzati in camera oscura. L'importanza di questo materiale la lascio giudicare al pubblico. Io ho avuto la possibilità di vedere sfogliare parte dell'archivio del professor Gianni, fra immagini di famiglia, escursioni montane e viaggi all'estero. Sul retro di ogni foto, ordinate annotazioni, luogo, data e dati tecnici così precisi come non ne vedevo da anni. Pellicola Ilford FP3, Panchromatic, grana fine, 18 DIN, 60 ASA e i dati di archiviazione. Album A, bianco e nero 35 mm, novembre 1963, pellicola numero 12, fotogramma numero 35. Grazie professore, grazie di aver fermato il tempo. Uscivi da scuola, ti levavi la maglietta e prendevi a calci il pallone, fino a ora di cena. A carnevale c'erano le giostre in campo Santa Margherita e le sirene non annunciavano l'acqua alta. Quando arrivava bisognava cavarsi scarpe, tirarsi su e maneghe. La vita era quasi tutta fuori. Fuori dagli umidi pianterreni devastati dall'acqua granda del 66, e il più possibile dentro a una Venezia così bella da far dimenticare la miseria. Passeggiando per San Marco poteva capitare di sfiorare la mano di una giovane regina Elisabetta, ma c'erano vecchiette di Canareggio che così in là non si erano mai spinte. In piazza ci si doveva andare in gingheri e non era cosa da tutti, ma la neve, come oggi, arrivava per tutti, bianca e lucente, a coprire d'inverno palazzi e campanili, a stendere un velo di silenzio da ammirare da dietro le finestre. La città in bianco e nero di Giovanni Puppini è quella dei pescatori che rammendano le reti lungo le calli, quella dei campi pieni di ragazzini che giocano a cimbali e a massa e pindolo, quella dei ganzer, i gondolieri in pensione che in cambio di un obolo con un bastone munito di gancio, il ganso in veneziano, aiutano le gondole ad accostarsi agli ormeggi. Quella mattina la macchina fotografica l'ho lasciata a casa. Sembrava che ci fosse stato un bombardamento. Dovevo dare una mano e la fotografia non era mai pensiero.